Giovanna Civitillo commossa per il marito Amadeus, orgogliosa di essere sua moglie. Tutto ha avuto inizio a causa di un video. Potrebbe divenire uno dei volti di punta dell'emittente Mediaset, anche a fronte dell'imminente scadenza del contratto di Paolo Bonolis. O magari potrebbe arricchire la squadra di Discovery, che già per l'annata 2023-2024 si è potuta fregiare di due professionisti del calibro di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Sta di fatto che, allo stato attuale, conoscere quale sarà il futuro di Amadeus è a dir poco impossibile. Tra malapena tre mesi perderà di validità il contratto che il classe 1962 ha firmato con la Rai. Per il conduttore di Affari Tuoi, dunque, si aprirà un periodo di vera e propria ricerca di lavoro. O magari, la proposta che Amadeus attendeva da tempo gli è già stata avanzata. In questa fase di incertezze e dubbi, l'unica cosa sicura è l'affetto che il pubblico, nel corso dei tanti anni trascorsi in Rai, ha sviluppato nei confronti del conduttore. Ed anche la difficoltà con cui i telespettatori, stando anche ai commenti che spuntano dalle piattaforme social, si starebbero separando da uno dei volti più familiari dell'emittente statale. Come mai Amadeus, di tutti i conduttori Rai, è colui dal quale il pubblico si separa meno volentieri? È stato il canale Instagram di Superguida TV a tentare di spiegarlo, mediante la pubblicazione di un video che raccoglie tutti i momenti memorabili che vedono protagonista il conduttore e le sue trasmissioni. Una clip che persino Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, non ha esitato a ripostare all'interno del proprio profilo Instagram. E con tanto di commento a margine. Con sincerità devo ammettere che mi sono commossa, scrive l'ex ballerina nella didascalia. Sono troppo orgogliosa di essere la moglie di una brava persona. Ma che cosa si riporta, andando al nocciolo della questione, all'interno del video creato proprio dal canale Instagram? Semplicemente, vengono elencati una lunga lista di motivi per cui, secondo Superguida TV, il pubblico starebbe facendo molta fatica a dire addio ad un volto quale quello di Amadeus. Amadeus, il pubblico fatica a dirgli addio, era come uno di famiglia. È come se una persona di famiglia lasciasse la nostra casa per trasferirsi altrove. È in questi termini che Superguida TV ha descritto l'ondata di malumore scatenatasi non appena la notizia dell'abbandono di Amadeus in Rai ha preso piede. Una notizia che, stando ai commenti che appaiono sul web, la stragrande maggioranza del pubblico non avrebbe ancora digerito. Gli abbiamo voluto davvero bene perché abbiamo saputo apprezzare il suo lato umano, prosegue la descrizione della clip. La sua umiltà e semplicità hanno ridato a Sanremo una nuova luce. Senza il conduttore, in sostanza, la Rai non sarebbe quella che è adesso. E forse, la battaglia per trovare un sostituto valido è già persa in partenza.